Bentrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana parleremo di un'erba aromatica molto utilizzata in cucina, nelle ricette più che altro tradizionali, ma anche molto utilizzata in campo cosmetico, erboristico e omeopatico. Stiamo parlando della maggiorana. La maggiorana è appunto una pianta aromatica della famiglia delle Lamiacee, da non confondere con l'origano vero e proprio, da cui si differenzia più che altro per un gusto un pochettino più delicato. Presenta delle foglie caratterizzate da una peluria superficiale e fiori che hanno un colore rosa e bianco. È una pianta aromatica che appunto viene utilizzata soprattutto come spezia in cucina e derivante soprattutto dalle foglie, però possono essere utilizzate anche appunto i fiori e il tutto in campo omeopatico, come diciamo possiamo considerarlo un alimento tipico della medicina popolare sin dai tempi più antichi. 100 grammi di maggiorana essiccata portano all'incirca 270 calorie. È ricca di sali minerali, soprattutto potassio, calcio, ferro, fosforo e vitamine come la vitamina A e la vitamina C. Ciò che rende o comunque conferisce alla maggiorana le sue proprietà principali sono la ricchezza di antiossidanti, che poi vedremo nello specifico quale proprietà vanno a conferire a questa pianta. Ovviamente, essendo una spezia, l'uso che se ne fa in cucina è limitato come quantità a quello tipico delle spezie, quindi se consideriamo il cucchiaino da 5 grammi, la maggiorana porta all'incirca con 14 calorie. Può essere utilizzata sicuramente nella dieta proprio perché apporta poche calorie e perché può essere utilizzata in alternativa a dei condimenti più grassi e anche perché, come vedremo, ha delle proprietà calmanti, antistress naturali che possono essere utili a chi appunto sta affrontando una dieta ipocalorica e quindi per combattere un po' quel nervosismo che soprattutto nei primi giorni può essere normale. Ha un'attività anche antispasmodica, quindi può essere utile per chi soffre di disturbi gastrici o per esempio di coliti. Contiene vitamina A, come detto, quindi è una vitamina importante per la pelle e per la vista. Contiene, come detto, terpeni, quindi queste sostanze che modulano l'attività di alcuni ormoni, quali la serotonina, l'adrenalina, e quindi hanno un effetto calmante e rilassante che può essere sfruttato in tutti quei casi di ansia, nervosismo, ma anche insonnia, emicrania. La sostanza che dà l'odore caratteristico alla maggiorana si chiama carvacrolo ed è un ottimo mediatore dell'infiammazione e della sensazione di dolore. Per cui per questa, diciamo, proprietà può essere utilizzata sia a livello topico, ma anche per esempio all'interno di infusi. Infatti la maggiorana molto spesso, per tutte queste sue proprietà, quindi digestive, terminative, antispasmodiche, viene utilizzata o comunque come ingrediente di varie tisane e infusi. È ricca, come detto, di antiossidanti, quindi ci aiuta anche a combattere i radicali liberi che sono la causa, diciamo, di numerose patologie, non ultime anche le patologie tumorali. Ci sono ovviamente anche delle controindicazioni. Come tutte le piante, una volta che andiamo a consumare, se andiamo a consumare cruda, deve essere ben lavata perché può essere una fonte di toxoplasmosi. Può indurre anche delle reazioni allergiche. Per la sua attività anche antispasmodica può causare un aumento del flusso mestruale e non va consumata durante la gravidanza e l'allattamento. Questo perché per l'effetto sedativo che può avere sul feto o sul bimbo piccolo. Per altri approfondimenti vi invio come sempre all'articolo che troverete sui social e sul sito di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook. Vi invito sempre a scrivere un'email per proporre argomenti, come è successo in effetti in questo caso, che appunto è stata una nostra telespettatrice di Cilento Channel a richiedere di poter parlare delle proprietà della maggiorana, quindi potete scrivere per proporre argomenti a nutrizionericci@virgilio.it.
e vi rinvio ovviamente come sempre alla prossima settimana per un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Ciao!